Fratelli Rossoneri, amici di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon giovedì a tutti, amici! Dai, riprendiamo come i vecchi tempi. Siamo giovedì, domani è venerdì per chi sta lavorando, c'è la fortuna che lavora. Il traguardo è vicino, anche se il weekend sarà casalingo, capito? Però intravediamo la luce già. La settimana già è quasi finita, amici miei. Facciamo finta come eravamo ai vecchi tempi, quando poi il weekend si poteva uscire, perché, ragazzi, scordatevi le segretarie domani. Ok. Allora, ragazzi, una mamma in cui farà una testa così fino a quando direte «Rasta, mi ho rotto i coglioni», sicuramente l'avete già detto. Una mamma in carriera. Siamo a 9.30, ne manca 70. Cosa ci vuole mettere 70 iscritti? Una mamma in carriera. Prendete, una mamma in carriera, track, metti l'iscrizione. Facile, facile, utile, utile. Arriviamo, bambini, mi fate fare una bella figura come amico Robby, per piacere? Mi fate fare una bella figura? Per favore, so che abbiamo meno visualizzazioni, molti di Italia non ce ne frega un cazzo, però per piacere. Abbiamo anche un bel video che stiamo per fare. Bellissima live ieri. Abbiamo finito ieri a luna, che eravamo, adesso ho capito perché ci sono problemi, che ce ne avevamo di meno dalle 9 a mezzanotte, per un problema di server. Perché ieri a luna eravamo lì tipo in 230-240, quando è l'orario che stacco. Purtroppo dalle 9 alle 11 sono tutti collegati e ci sono problemi di server, purtroppo, per molti. Infatti anche mia moglie non riusciva ad entrare, cioè a volte entrava, a volte no, saltava cose. Purtroppo chi ce l'ha wifi è più avvantaggiato, chi non ce l'ha wifi è in merda praticamente, secondo me. Andiamo avanti, ora, video interessante oggi. Ho tirato giù un bel po' di parametri zero interessanti, molti naturalmente, anche perché sul alla luce comunque sia degli stipendi comunque alti che chiedono, noi comunque sì, abbiamo un tetto. Andiamo un attimino a vedere, un attimino, perché con questi qua ci puoi fare veramente una squadra. Con questi qua veramente ci puoi fare una squadra. Ci puoi veramente fare una squadra. Allora, il sogno dei sogni, che però questo qua sicuramente ti chiede un pacco di soldi. I miei due sogni, allora, i miei due sogni sono due. Uno sarebbe Edison Cavani, però ti chiede un pacco di soldi. Ha 33 anni, a chi se ne frega però sinceramente. Cioè secondo me è uno degli attaccanti ancora più forti che c'è in Europa, Edison Cavani. Sicuramente andrà via dal Paris Saint Germain, dicono, perché vogliono riscattare Icardi. Sarebbe un sogno. Secondo me io c'ho il dubbio che però Cavani ritornerà al Napoli. L'altro mio sogno, che è il mio pupillo proprio, cosa che non vedremo mai perché sicuramente andrà in qualche squadra più blasonata della nostra, è David Silva del Manchester City. Uno che può fare sia il centrocampista che la seconda punta che il laterale, questo ti porta il caffè la mattina, fa di tutto di più. David Silva sarebbe veramente un grandissimo sogno, lo metti lì dietro la punta. Cioè, mi immaginate David Silva Cavani davanti, vabbè, stiamo sognando ovviamente, non succederà mai, però vabbè, andiamo a vedere. Poi l'altro mio pupillo che a me piace tanto, che è Gozze, che ha avuto una malattia, adesso si è ripreso, ha fatto 3-4 anni che vedevano che era in calo, col dribbling, con la velocità e tutto quanto è. Gozze a me piace tanto, a differenza di molti che dicono no, Gozze fa cagare gli scarti degli altri. Gozze, ragazzi, è forte, ha avuto una malattia, mandatelo a vedere molte partite, che velocità che aveva quando stava bene. Se si riprende e torna come prima, comunque c'ha 28 anni, non è che sia poi vecchio, è nel pieno adesso, 27 o 28 anni mi sembra che ha. Sì, perché sì, su 27-28 anni avrà Gozze. Dries Mertens, un altro mio pupillo, però lì anche c'è un problema che per Mertens, ho detto stamattina anche lo zoccolo duro, secondo me ci sono possibilità che vada all'Inter Mertens, non so perché, però è manicato con alcuni dell'Inter, secondo me ci sono possibilità che vada all'Inter, però già vediamo che cazzo di giocatori che ci sono a zero. Caion, che però è dato alla Cina, e anche lì Caion, minchia, magari Caion adesso, anche se spaghettino io non lo voglio toccare, 32 anni Caion, anche lui in scadenza, secondo me, beh, andrà in Cina, non lo so, perché adesso questa cosa qua del Covid, cioè hanno paura anche di andare da altre parti, secondo me. Cioè bisogna anche vedere che magari una Napoli, che non ci sono tanti contagiati, dice, ma sì, vaffanculo, rinnovo pure di andare in Cina. Cioè io non c'ho pure di andarla, rinnovo. Quindi questa storia qua, poi invece l'altro mio pupillo, cioè veramente l'altro mio pupillo, William. Cioè William, ragazzi, è una bomba della natura, William. Ecco, William potrei metterlo al posto di spaghettino tranquillamente, mio idolo o non mio idolo. Però anche lì William ti chiede un pacco di soldi, qui non ci siamo. Poi vabbè, il sogno dei sogni, Lucas Modric, che secondo me alla fine, adesso c'ha un anno in meno di me, quindi c'ha 35 anni quest'anno. Secondo me alla fine rinnoverà con Real, secondo me ormai finirà lì la carriera, dove cazzo vuoi che vada. Cioè, lo vedo sinceramente lì.
Poi andiamo avanti, vabbè, Kolarov che mi sembra che, era, che però ha già rinnovato, comunque rinnoverà con la Roma, Matuidi sicuramente li rinnoverà il contratto, magari anche un Matuidi, cazzo, Matuidi veramente lo prenderei, anche se mancino come Bennacer lo prenderei tutta la vita. Poi sul sito mi ha dato Ilicic, magari, però mi sembra che ha rinnovato con l'Atalanta, non ne sono sicuro, non ne sono sicuro, non ne sono sicuro. Per poi andare a quello lì che secondo me noi potremmo prendere per una questione anche di cuore, lui secondo me si abbasserebbe anche l'ingaggio, che è Thiago Silva. Thiago Silva, sinceramente, secondo me darebbe, insegnerebbe tante, tante, tante cose, soprattutto uno come Gabbia, che secondo me io Gabbia non lo darei via nella maniera più assoluta. Io Gabbia non lo darei via, a meno che vai a fare uno scambio con Tonali, e cazzo metti Tonali in mezzo campo con Bennacer, allora lì sì ci posso pensare, perché per me Tonali diventerà fortissimo. E, a parte scambi folli, io Gabbia non lo toccherei perché secondo me diventerà veramente, veramente forte. Andiamo avanti, prego. Pedro, un altro mio pupillo in scadenza, però non so se ha rinnovato col Chelsea, penso di no. Pedro, però, anche lui è suddetta, anche lui per la nuova dirigenza non va bene. Beh, poi c'è Banega che chi se ne frega perché Banega per me è un cesso. Giroud che ha costato l'Inter, secondo me andrà all'Inter. Secondo me andrà all'Inter. Giroud, secondo me andrà all'Inter. L'hanno costato tante volte come il vice Lukaku. Poi dietro c'è Vertonghen, però già Vertonghen, che a me piace tantissimo. Vertonghen, però piace tantissimo. Per me è un ottimo giocatore, però è mancino anche lui. Se dovete tenere Romagnoli, anche lui, però Vertonghen ci avrà 30 e passa anni. Difficile. Fernandinho che non ha ancora rinnovato. Fernandinho che non ha ancora rinnovato. Fernandinho lo metti di fianco a Bennacer, ma anche lui sono giocatori che ti chiedono un pacco di soldi, anche questo qua. Quindi l'unico che vedo per ora plausibile è Thiago Silva per il momento, che comunque è una questione di cuore, che gli piace Milano, potrebbe magari accettare. Ha 35 anni, 36 quest'anno, ma chi se ne frega? 2 anni ancora li fa, ti fa crescere i giovani comunque, e sinceramente secondo me un paio di anni ad alti livelli ancora li può giocare. Poi c'è... Là, ecco, il giocatore che hanno accostato al Milan negli ultimi giorni, ho visto dei siti, Lallana del Liverpool, che è un centrocampista, mi pare. Non lo conosco benissimo, ma ne parlano tutti molto bene. Ecco, Lallana l'hanno accostato nei giorni scorsi al Milan. Ma chissà mai, magari anche lui un altro bel centrocampista da mettere comunque di fianco a Bennacer. Noi dobbiamo trovare uno di fianco a Bennacer. Io Chessie non lo voglio più vedere. Io Chessie non lo voglio più vedere. Nella maniera più assoluta. Io piedi quadri, Chessie non lo voglio più vedere. Va bene? Ok. Ecco, un altro che prenderei al volo, anche se mancino anche lui, Matic, lo prenderei volando uno come Matic, lo prenderei volando, volando, ma anche se mancino, 2 mancini in mezzo campo, ma sì che se ne frega, un bello stangone a Matic, a me piace tantissimo, però anche lì bisogna vedere quanto chiedi di ingaggio, perché sono giocatori comunque che, quelli che vanno via a parametro zero, c'è la cosa che dice, vale una società a parametro zero, però voglio più soldi, visto che non ne hai spesi per il mio cartellino, è quello il problema. Poi c'è Palomino, ecco Palomino, che in scadenza con Atalanta, non so, non, magari ha rinnovato, ma non lo so. Questo qua è un sito che ho visto praticamente che di qualche mese fa. Non so se a me Palomino piace tantissimo. Io l'ho visto con l'Atalanta, c'è questa uscita da qua. Guarda, stop di petto, boom, la mette giù. Laterale che arriva, figa, scarico col gioco di Gasperini. Arriva l'attaccante, gli passo dietro, imbucate, c'è sempre testa alta, palla al piede. Per me Palomino diventa uno dei più forti difensori che sono in Italia. Lo prenderei subito, lo fiancherei di fianco Romagnoli. Palomino a me piace tantissimo. Poi c'è Fraser. Del Vortenemtoli, come si chiama, che ha 30 anni, è un laterale e ne parlano tutti molto bene. Anche questo qua magari non chiede tanti soldi, piccolino, velocissimo, sarebbe male. E poi arriviamo a Kurzawa, che è un terzino sinistro, che però non ce ne facciamo un cazzo, e a quello che ieri anche tanti me l'hanno chiesto in live, che è Meunier. Meunier è il terzino destro del Paris Saint-Germain, è in rotta, mi hanno detto, con il Paris Saint-Germain, ha un ingaggio non elevatissimo. Dicono che gli piace tanto Milano, insomma, non sarebbe assolutamente male Meunier del Paris Saint-Germain. Noi quello che abbiamo bisogno, ripeto, come il pane, è un terzino destro. Io Calabria, guarda, per disperazione, lo darei a qualsiasi squadra a Calabria, basta che non rimane, lo darei a qualsiasi squadra, anche a qualsiasi verso, basta che vada via. Conti, punterei ancora magari un altro anno, non lo cederei Conti. Magari o lo darei in prestito, però io devo comprarmene 2 di terzini, e allora dovrei tenere Calabria come secondo, ma io non ci voglio, non lo voglio neanche vedere Calabria come secondo, mi tengo piuttosto Conti come secondo, o
O comunque vediamo se magari l'anno prossimo, che magari è stato ancora fermo adesso sti mesi qua, ha voluto recuperare ancora, però Conti dicono che è una cosa di posizione, non che è una cosa fisica. Per me Conti ha paura, dopo due infortuni così diventa una cosa psicologica, ha paura, però per me Conti è forte, non è Conti quello che abbiamo visto quest'anno. Vediamo un attimino, da affiancargli magari un terzino forte, non come quel cesso di Calabria, e vedere un po' se risolviamo il problema del terzino sinistro. Thiago Silva lì sarebbe una bomba atomica prenderlo. E naturalmente poi il sogno, che però qua c'è un altro anno di contratto che non ho citato, naturalmente, come al solito, il mio pupillo, Bakayoko. Insomma ragazzi, ditemi chi è che vorreste prendere qua sotto, divertiamoci un attimino assieme. Naturalmente questi qua, i parametri zero che ho detto, di questi qua se ne prendiamo uno, miracolo ragazzi. Se prendiamo Thiago Silva già un miracolo, due sarebbe un sogno. Quindi ragazzi, non sto dicendo andiamo a prendere questi, perché si sa che la nostra politica comunque sia è quella dei tetti bassi, e questi qua i soldi comunque l'ultimo anno di contratto te li chiedono. Ok, e l'età comunque di alcuni è anche elevata rispetto ai tetti che hanno sondato, però per vincere abbiamo già una squadra giovanissima, ci vogliono almeno due o tre, secondo me, giocatori di esperienza. Non secondo me, è così, deve avere anche giocatori di esperienza. Continuiamo, riprendiamo, iscriviti al canale YouTube, clic 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 clic, campanella aggiornamenti, prego, clic 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 clic. Ciao ragazzi, un grosso bacio, un grosso abbraccio, ciao.